Nel video di oggi desidero parlarvi della crema o gel conduttivo per radiofrequenza che comprerei per sostituire il gel Tripolar nel caso in cui avessi difficoltà a trovarlo. Il gel in questione è questo qui, che è un gel di preparazione. Io ancora dicevo, come accennato in altri video, che è sempre bene usare le creme in dotazione con la marca del dispositivo acquistato. Io possiedo un dispositivo comprato 10 anni fa che si trova ancora sul mercato. Per vederne la recensione vi consiglio di cliccare sul link che lascerò quassù. È vero che il mondo dei prodotti di bellezza evolve in fretta, così come le creme e il gel conduttivo per la radiofrequenza. Fino a oggi non ho avuto difficoltà a trovare il gel conduttore Stop Tripolar che vi ho mostrato prima, ma io viaggio spesso e l'ultima volta l'ho comprato dal sito americano di Amazon. Adesso anche il sito negli Stati Uniti spesso non spedisce gli articoli o le creme anche in Italia. O se li spedisce, poi se vengono bloccati alla frontiera c'è una tassa da pagare. A me è capitato con degli smalti per le unghie che venivano dalle Hawaii. Di conseguenza, basandomi sulle opinioni degli acquirenti, ho fatto una selezione e vi propongo una lista di creme conduttive per radiofrequenza, una di quelle più vendute online. Essendo tutte creme ideali per trattamenti con macchinari estetici come la radiofrequenza, sono formulate con ingredienti specifici che valorizzano le proprietà emollienti e nutritive anti-age. Io personalmente ho provato la Masderm, che dura tantissimo perché è in un contenitore da 500 grammi, si può usare per gli ultrasuoni, la luce a LED ed è un antirughe con acido ialuronico e centella asiatica. Chiaramente il peso del barattolo non è ideale da mettere in valigia. Non ho ancora provato nessuna delle altre creme che suggerisco di seguito, ma vi anticipo che hanno delle ottime recensioni senza avere un costo eccessivo. Dunque cominciamo. Numero 1. Cominciamo quindi dalla Masterm. Ha un odore molto gradevole ed il costo è di circa 23 euro, dove il trattamento lascia la pelle liscia e ben idratata. Ricordatevi che prima di applicare qualsiasi crema per fare il trattamento con la radiofrequenza a casa, la pelle deve essere asciutta e pulita. Assicuratevi di applicare la crema sul viso nella quantità giusta e anche sul collo, se trattate anche il collo, e che siano completamente ricoperti da questa crema. Della stessa marca è possibile trovare anche quella per il trattamento con radiofrequenza tegaterapia sul corpo. Io l'ho provata da sola per fare dei massaggi. È una crema rassodante ed idratante che è a base di centella asiatica, equiseto e fucus. Ricordo che qualche anno fa facevo l'elettrostimolazione per la cellulite ed usavo questa crema per fare un leggero massaggio sulla mia pelle a buccia d'arancia. Notavo subito una sensazione di freschezza ed un odore come di menta. La numero 2 di questa lista è la Rocos. Anche questa si trova in un contenitore grande, un barattolo da un chilo. È una crema conduttiva adatta a tutte le apparecchiature che possiede un elevato potere conduttivo. La numero 3 è il brand Pro Cosmetic, una crema per il viso radiofrequenza all'acido ialuronico e olio di argan nel vasetto da 250 ml. Gli attivi principali di questa crema sono estratto di malva, che è protettivo, emolliente e lenitiva. Bene, ricordo che tutte queste creme sono acquistabili su Amazon. Spero che questo video possa esservi utile. Lasciatemi nei commenti le vostre esperienze. Se non volete perdere gli altri video, cliccate sulla campanellina qua sotto per ricevere una notifica ogni volta che ne pubblicherò uno nuovo. Ci vediamo alla prossima!
prossima. Ciao ciao!